Mamma mia bella, scusate, pubblico mio bello, io sono arrivato poco tardo perché con le macchine qua non ce la faccio più, nu traffiche pazze, maestri miei, non li vedete come stanno tutti pieni di sudore, come si vede, come è stato sudato, sì, facita finta, almeno fate la finta che soffiate. Recitato un poco, scusate, non è per qualche cosa, ma vedete, questo viene sempre in ritardo. Quello deve fare l'amore con la fidanzata, quest'altro poi giuda a sbattere contro un palo della luce e avvia la corrente. Volete capire come sono fatto? Così si è diventato ancora più bianco. E allora, poi non ne parliamo di questi due signori. Li ho trovati vicino alla fontana, sì, vicino alla fontana, che stiamo raccontando e papere, è vero? Quante papere, Stefano? 70 papere. 70 papere, non l'ho mai visto. Mamma mia, che bello! Comunque, signori, e chi sono io? Chi sì? E chi sono? La Fifi, la Parisienne! Ma come? Non mi riconoscono più, io vengo da Parigi, non mi avete riconosciuto, Messie Ciccarelli? Lei è? O io Ciccarelli non mi riconosce più? Sono je suis la fifina parisienne, origine francese, sì, io cagno un uomo così. Proprio così, come se una sigaretta, come una sigaretta, sì, e qualche volta anche al giorno. Indovinate che sono considerata io? Indovinate, indovinate, vado a no maestro, ma che poche, se no dico indovinate chi sono, un Casanova in donnella, niente, non mi fanno, no, niente, niente, no, che cannella, gonna mia, cagonna, ma che volete, io maestro, io sono innamorato dell'amore, fate plim plam, plim plam. Innamorato dell'amore. E quando venga uno che mi piace. Mamma mia, penso di aver trovato l'anima gemella, maestro. E invece poco dopo mi trovo che mi piace un altro più assai. Come già fa, quella è una malattia. Quella è una malattia. Ma sapete chi me l'ha infettata? O proprietario di Teleuranio, Ciccarelli, fa sempre questo, fa, capite, cagna sempre. Allora io appresso a lui ho pigliato questa malattia. Ma si può fare questa cosa? Si può fare questa cosa? Ah, però guardate, neanche giusta, all'uomo tutto sarebbe permesso, alle donne invece un poco più, come si può dire, dobbiamo essere un poco più caste. Ah, si dice riservate? Caste, mi piace già assai. Caste! Caste, mi piace che assai. Allora io sa, allora per esempio, quando una femmina le piace, l'uomo che fa? Mi portano al teatro, o cinema, mi portano al ristorante. Io ho pigliato le loro sembianze. Ma dico sempre, scusate, volete venire alla mia maison? Vi faccio vedere. A me sono una casa, maestro. Madonna, mica si senza la nuda. Mi ha fatto colpo. Ma che mezz'ora? La maison è francese. Infatti, quando io esco per la strada. No, ma quando mai tutti quanti per la strada dicono oh oh, oh oh, oh oh. E poi mi fanno un sacco di pernacchi. Hai capito? Sta scendendo fino alla Parisina. Fanno mi alzano i pernacchi. Comunque. Io ho detto a un uomo, per esempio, no? Voi facete la parte dell'uomo, io faccio la parte della donna. Dico a voi, voi mi piacete troppo assai. Fai plim plim, maestro. Ma fate soltanto plim plim, non è possibile. Fate due plim plim. Fate due plom, ma se sono solo nudo sti maestri stamattina, Madonna, non ce la faccio più, appena che si parla, si tocca il tasto dell'amore, sono solo nisce e non sanno fare né plim plim né pla pla. Comunque io ho invitato quest'uomo alla maison, infatti a vedere, indovinato che hai fatto vedere? Volete vedere la mia collezione? Volete vedere la mia collezione? Collezione mangi.
No, che collezione, collezione. Io tengo una farfalla, ma la tengo bella, grande e grossa. Se la volete venire a vedere, venite. E quella è venuta, sì, è venuta. No, no, è vero, è vero, è vero, è vero, è vero. Vola, colomba bianca vola. Ma dove? Vedete, vedete, questi sono i pensieri. Niente di meno, a me mi chiamano la mandracola lo cavuno. Si è scoperto di dove sei. Sì, perché? Guarda che francese, tu sei proprio cavuna di Ma piazza da. quando mai? Cavone è una parte nobile. Infatti io sono dei piani alti. Ovascio, invece sta in terra, sta un piano Ah, alto. E là vengono via vai dell'om. Via vai omka. Om là, om su, om let, comunque, signore mio. Ah, bon, 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 bon. Comunque, io sono rimasta sempre sola con tutti questi uomini che io ho incontrato. Ne avessi incontrato uno, ma buono. Che volete fare? Questa è la fine di noi povere donne, sola, sola, sempre sola. E a questo punto, per consolarmi, indovinate che fa? Indovinate che faccio? Anzi, chiederò il consiglio, una bella canzone, bravo! Allora il nostro maestro Angelo Coraggio, capusteggio dei due bravi maestri, chitarra Michele Bevilacqua, mandolina il maestro Gianni Pignalosa. Che ci fai ascoltare? L'altro sono! Ora masti forza, ovo essere pittore, fa pittà una scena amore, di un quadretto e chi nulla, la brunetta cosa faccio, niente giù delicato, e quell'occhio innamorato, Catarina, Catarina, voglio partire solo, voglio partire solo, fa quella cavi mia, fa quella cavo io. Voglio parlare per solo.
parte del sole. Catarina, 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 sta canzone ven a te, sta canzone ven a te. Papà che la cavi via, papà che la cavi via. Catarina, 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 voglio ballarti da solo, voglio ballarti da solo, fa che lo cavi via, fa che lo cavo io. Abbiamo fatto l'arte del sole. L'arte del sole. Anche per l'arte. Ho detto, siccome c'è il centenario del... si celebra... il centenario di Salvatore Di Giacomo, infatti adesso dedicherò al poeta Salvatore Di Giacomo, al nostro grande Salvatore, si domenica è buon tempo, si domenica è buon tempo, ce ne amma a Maria, la mangiamo a lì de mare, parla mie e te, tu e me. Taggiarino sa che cosa che mi passano pa mente, che pa strada o a gente sento, o non son mai buona a di. Già i vorrei quasi mi pare che la verde acqua addorosa, che l'arena che è sanfosa, che alisce asciutte già, che l'irrezza arravugliata, che l'innassa e barcatella, e in to mondo e grutticella che più fresco sull'està. Da giari là, tutte cose che mi passano pa mente, che pa strada o a gente sente, o non son mai buona a te. Da già fa là, in ta taverna, che sta proprio lì de mare, la canzone in mare chiara, tutte virze a ricordà. Ricordiamo sempre di Giacomo. Ne vanno spingolo francese, lui urna manietta dalla casa, e ne vanno spingolo francese, vediamo la migliore presa trasa, quando spingolo dai per tornese, vediamo la migliore presa trasa, quando spingolo dai per tornese, quando spingolo dai per tornese. Adenga la murada es tu país.
Bravissimi, abbiamo ricordato di Giacomo. Adesso abbiamo alla trasmissione un ospite veramente graditissimi, miei cari amici, che voi lo conoscete, ed è Antonio Giorgio. Prego, Antonio Giorgio. Grazie. Che oltre a essere un poeta, ma è anche un fine dicitore di poesie. Prego, si accomodi, prego, prego. Venga un pochino più avanti. Basta così, va bene. Però prima di darti spazio, sì, alla poesia, io vorrei ricordare una nostra carissima amica, Adriana Giorgio. Grazie. Adriana, perché sei la sorella. Infatti io con Adriana abbiamo un percorso artistico fitto, perché grazie ai nostri miei cari due maestri, Pasquale Esposito e Antonio Sigillo, io conobbi tua sorella Adriana Giorgio, e molto spesso alla sera con le cene venivamo invitati, erano delle cene favolose, invitavano tanti carissimi ospiti, persone di un certo livello artistico. Infatti lavorammo a Villa Patrizzi. A Villa Patrizia, dove lei abitava. Infatti noi le citammo una volta, preparammo un lavoro con Adriana, Filomena Martorana. Lei faceva Filomena e io facevo l'infermiera, il ruolo della infermiera, posa la rosa, non so se ti ricordi. Certo. Comunque io vorrei fare, so che non sta molto bene purtroppo, e vogliamo darle un supporto spirituale e di grande amore alla nostra Adriana Giorgio, e che possa guarire al più presto. Adriana, ti vogliamo bene e l'accogliamo con un bellissimo applauso. Grazie Lucia, grazie a tutti voi, perché se lo merita. Adriana amava molto l'arte, purtroppo la vita è naturalmente, ci sono degli svolti non molto piacevoli. Adesso cambiamo discorso e parliamo di te, Antonio. Antonio Giorgio, io so che tu hai amato l'arte, perché questo in effetti mondo, questo mondo dell'arte, che in effetti non è che ti è appartenuto da giovane, in effetti un pochino ti sei affacciato al mondo dell'arte dopo. Sì, vero? Però devo precisare una cosa, sì, cioè più che precisarla, portarla a conoscenza, sì, che in effetti da piccolo io sono cresciuto, il primo contatto l'ho avuto con Maria Murolo De Luca. Ed è esattamente il 1942, sì, quindi io ho 10 anni, sì, sono del 32, sì, e a casa di Maria Muro De Luca, a Capodimonte, dove eravamo sfollati, ho il primo, oserei dire, battesimo con una canzone di Ernesto, il papà, che si chiamava O Piane Guerra, sì. Questo come, in effetti, se vogliamo dare un po' un inizio a questo mio prodigarmi, a questo mio avvicinarmi all'arte, che poi è proseguito molto, sì, nel tempo. Perché? Perché dopo di loro, poi fatto grande, vabbè, certe vie si separano, certo, ma poi conosco Edoardo Calendo, Giulio Patrizzi, sì, grandissimo Giulio, sì, magari se ci sarà l'opportunità diremo qualche cosa, e tutto il resto, è il caso di dire, si è consolidato, ha preso più forma, e io devo dire grazie, Lucia, a te, a Massimiliano Caputo, a Giulio Mendozza, sì, all'indimenticabile Vincenzo Fasciglione, sì, al carissimo Angelo Coraggio, che se non sbaglio sta a chi sti parla. Sì, ecco, sì, no, no, è alle tue spalle. L'avevo visto bene.
Non l'avevi visto bene. Me lo perdonate se sono stato un tantino fuori. No, affatto. E poi devo aggiungere una cosa, Lucia, che è estremamente sentita, forse un tantino come anche le cose che ho cercato di dire prima. Lucia, nel vedere quel libro tuo, il Trio San Carlino, che è lì in copertina, in apertura dello spettacolo, credimi, io non dico ogni volta mi commuovo, perché io penso al fatto che, ma in via così rara, così eccezionale, un artista, quale sei stata, sei tu, Lucia Oreto, scrive un libro per dire grazie ai suoi maestri, che sono stata Antonio Sigillo e Pasquale. Certo. Ecco, io per questo Pasquale vorrei Sforza. Adesso io chiedervi un battimano per Lucia Oreto. Mamma mia, grazie, un'emozione. Comunque, adesso dovrai deliziare il mio pubblico, anzi il nostro pubblico, con una bellissima poesia. Di quale autore? Potremmo scegliere fra i grandi, quindi di Giacomo, Murolo, via via vogliamo andare a Viviani, a Rocco Caldieri, insomma. Diciamo una cosa che viene via via spontanea. Come mo, dopo tutte queste belle cose che ci siamo dette, Luci, io volessi trovare pace, ma una pace senza morte. Una, mi sa tanta porta, sarapesse per campare, sarapesse una mattina di primavera, e arrivasse fino a sera senza di inserrata là, senza sentire più la gente che ti dice io faccio, io dico, senza sentire l'amica che ti viene a consigliare, senza sentire la famiglia che ti dice uè, ma che hai fatto, senza scendere più a patto con la coscienza e la dignità, senza leggere il giornale e la notizia impressionante e un guaio per tutto quanto, ma non tiene che ci fa, senza sentire tutto. Che ti spiega la malattia, la ricetta in farmacia, l'onorario che papà. È vero. E senza sentire tu, sto cuore, che ti parla di Concettina, Rita, Brigida, Nannina, che sta sì, che l'altra no. Ma perché insomma si può pace e non sentire più niente? E a spraga sulla mente viene la morte a te pigliare. Io volessi trovare pace, ma una pace senza amore. Una, mi sa tanta porta, sarapesse per campare, sarapesse una mattina di primavera, e arrivasse fino a sera, senza di serrata là. Che bella, bravo, un applauso a questo grande amico Antonio. Naturalmente è di Edoardo, del grande Edoardo. 1985. Il suo percorso sulla terra, ha lasciato tante di quelle cose meravigliose che veramente si vanno scoprendo, scavando via via, perché riesce a fare un bel topo di biblioteca. Ci sta qualche cosarella che se dopo ci sarà il tempo sarei felice di poter fare con te. Senz'altro, però adesso io vorrei omaggiarvi con una poesia di Salvatore di Giacomo alla Madonna de Mandarina, che da molto che non si sente, insomma, che non è messo più nell'arte. Quando in Cile l'angiulil non fa che il cadda fa, o signor in danacella, scura, o fanzarra. Posa vota nate, dice, favoni San Pietro qua. E San Pietro comparisce. Noi signor, che novità. Pinta cella scura, n'angiulilla stanzarrata, miettami la pane acqua, perché ha fatto un peccato. E San Pietro cala capo e risponde, sì signor, dice Dio, ma sta attento. Cadda sta 24 ore. L'angiulilla dalla dinta fa sentire tanta lamento. Me signor, dice San Pietro, questa volta non fa niente. Non signora, a così voglia, sta zitta.
dice Dio, se no ognuno se ne piglia in paradiso come a Nicchia. E San Pietro vuote spalla, dalla cella scura scura, l'angiolillo chiagna e sbatte, dice mettersi a paura. Ma Madonna, quando ognuno sta dormendo a suo nacchino, hanno scuse tutte quante, ma e le porte mandarina. Bravo, bravissimo, molto bene. Che dolcezza. Questa è stata la mia prima poesia come debutto, ringraziando Franco Gargia, perché Franco Gargia è stato un altro maestro che mi ha insegnato a recitare le poesie. E questa è stata una delle mie poesie che ho detto, quando ero... La poesia che dovrebbe essere ascoltata. Ascoltata, più spesso, sì. Perché a parte che è bella, ma per quanto è di grande autore. Sì, Salvatore. Che naturalmente questo è l'anno della celebrazione di Salvatore di Giacomo. Quindi adesso, inerente alla Madonna di Mandarina, a Edoardo, che ci puoi far ascoltare? Un punto per riprendere. Noi sappiamo che la Madonna è Maria. È Maria, però, sì. È a Napoli, però di Maria ce ne sono tante. In ogni poesia, in ogni canzone, tanti autori, tanti dicitori hanno parlato di Maria. Tanto è vero che nel 1924 Lama Fiore hanno scritto un brano dedicato proprio a questo nome, che per loro è il più bello nome. Certo. Lama Fiore, il più bello nome. È quasi inedito, perché questa la faceva un vecchio passeggiatore al ristorante del Margarò. Attilio Margarò era il passeggiatore. Margarò. E la faceva al ristorante di Teresa. Ah, bene. Lama Fiore, 1924, più bello no. Ascoltatela perché... Che è bellissimo. Bene, prego. Gente che mi sapete e certi voti insieme a me cantate.